su Più Libri Junior di Shine TV. Oggi abbiamo con noi Dario Pomodoro. Ciao Null, grazie per l'invito. Ciao. Grazie a te. Come stai? Bene, bene. Tu come va? Bene, molto bene, molto bene. Anzi, sono felicissimo di essere qui. È un onore, anzi, un onore. Autore di Lola cambia casa, scritto appunto da Dario Pomodoro e illustrato da Valeria Valenza, pubblicato da Bacchi Lega Junior. Ebbene sì. Innanzitutto ti faccio i miei complimenti per il libro e ti ringrazio per aver accettato questo invito. Beh, grazie a te. Innanzitutto non potevo non accettare l'invito, perché essere intervistati da Null è sempre un onore. E poi mi fa molto piacere che il libro ti sia piaciuto, anzi sono contentissimo. Ok, iniziamo con le domande. Certo. Questo è il tuo primo libro, giusto? Assolutamente sì. Come ci si sente a vedersi pubblicati? Allora, la sensazione è bellissima, ma è già bellissima ancora prima di essere pubblicati, perché la cosa più bella è essere scelti. Anche se già l'iniziare a scrivere e poi rileggendolo, pensare che possa essere un'idea che possa essere pubblicata, un lumicino te lo fa già un po' scattare. Però poi quando lo scelgono, quando è una cosa che piace, io già mi accontenterei che piacesse, che ne so, ai bambini in cui lo leggo, a mio figlio, però quando lo scelgono è già una bella soddisfazione. Sicuramente quando invece lo hai tra le mani o lo cominci a vedere nascere, è una sensazione bellissima. Io ho avuto, quando mi ha mandato l'illustratrice, diciamo, la prima idea, il primo schizzo, le prime cose, e ci siamo sentiti veramente nel mezzo di questa pubblicazione, mi ha dato una gioia immensa, perché poi alla fine è un po' la fine di un percorso, perché quando si arriva alla fine di un libro si è iniziati da qualche parte, però è anche l'inizio di un altro, perché io ho sempre sognato di scrivere qualcosa, ho sempre scritto, ma non mi sarei mai immaginato che avrei potuto pubblicare con una casa editrice, piuttosto che invece semplicemente scrivere qualche storia e raccontarla a voce. Poi è chiaro che vederlo in libreria, vederlo in mano di alcuni miei bambini dell'asilo, piuttosto che qualcuno che mi manda qualche foto, è sicuramente una soddisfazione immensa, cioè per me è veramente una grossa soddisfazione, soprattutto per quello che faccio, per cui io sono felicissimo. Proseguiamo con le domande. Vai, vai. Come è nato questo libro e perché hai deciso di rivolgerti a un pubblico di piccoli? Allora, prima ti dico perché rivolgermi a un pubblico di piccoli, perché sono i miei primissimi interlocutori, nel senso che io ormai ho 12-13 anni che lavoro in asilo nido e scuola dell'infanzia, sono un educatore, non faccio lo scrittore, e la cosa più bella è appunto raccontare storie, inventarsi storie anche al momento e rispondere alle loro domande. Quindi alla fine sono loro che ti fanno scrivere le storie, almeno io quello che ho scritto, quello che sto scrivendo, quello che mi appunto è sempre derivato da qualcosa che vedo o che mi sento raccontare o che osservo, perché loro sono di grande stimolo. Se dovessi dire mi metto qui adesso sulla mia scrivania e scrivo una storia, ma 99 su 100 ci penso 2 ore e poi non tiro fuori niente. Quindi per prima cosa per il lavoro che faccio. E poi perché sono un po' circondato da bambini e ragazzi, perché comunque alleno una squadra di calcio, sono papà e quindi ho un bimbo, per cui sono un po' bambini e ragazzi a 360 gradi, quindi era un po' la cosa più logica anche scrivere qualcosa per i più piccoli, e chissà, magari scrivere anche in futuro qualcosa per i più grandi. Poi fondamentalmente quest'idea di questo libro è nata un po' per due cose. La prima, perché volevo una storia che pensasse a qualcosa da vedere sotto altri punti di vista. Io consiglio sempre di, quando c'è qualche problema, di guardare le cose sempre un po' da due punti di vista. Io sono un po' un pessimista di natura, tendo a vedere un po' il bicchiere mezzo vuoto, però mi sono sempre detto, soprattutto dopo che questa storia è stata presa, che magari semplicemente bisognava guardare da un altro punto di vista, e questa storia un po' lo racconta, perché poi Lola
alla fine sceglie, non spoilerò, però sceglie di vedere la realtà da un altro punto di vista. L'altra invece, l'altro motivo è un po' un aneddoto, nel senso che quello che mi ha fatto ridere e mi ha fatto pensare a scrivere una storia su una lumaca è che mio figlio, quando siamo andati in giro in una scampagnata e aveva appena piovuto, si divertiva appunto a raccogliere questi gusci di lumache vuote o piene, a seconda di quello che trovava. E io, nel mio raccontargli un po' perché questo animale avesse questa casetta, io gli dicevo che quando parte per una vacanza, la lumaca si porta dietro tutta la casa, perché è molto più comodo dover, invece che dover scegliere come fare le valigie, portarsi proprio tutto. E mio figlio mi aveva detto: come mai noi, quando andiamo in vacanza, non ci portiamo tutta la casa e invece le lumache ci riescono? E quindi da lì è nato un po' l'idea e l'aneddoto di cercare anche un po' di spiegarlo e di immaginarmelo un po' come un lungo viaggio, nel senso che Lola, essendo molto lenta, molto, molto lumaca, di certo non fa un viaggio come noi che può durare 2 giorni. Magari un viaggio che per noi dura 2 giorni, per lei dura un mese e fa 2 metri alla fine, quindi è meglio che si porti tutto. Terza domanda. Lola vede tante cose, ma nessuna le sembra andar bene. In questa ricerca troviamo una sorta di gioco degli opposti. Potremmo quindi consigliarlo alle insegnanti della scuola dell'infanzia? Allora, io mi sono divertito un sacco a immaginare a cosa potesse servire questo libro. Non perché, cioè, uno potrebbe pensare anche di dire: vabbè, un libro a cosa serve? Me lo leggo e fine. Però mi piacerebbe, come in realtà si usa nei più piccolini, nel senso nella fascia della quale io mi occupo, che poi è lo 0,3, a volte 0,6. Il libro poi all'inizio, quando si è piccoli piccoli, è principalmente un oggetto un po' da manipolare, un po' da girare, un po' da giocarci. Ma io, quando ho scritto questo libro, come l'ho scritto? Insieme all'illustratrice ci siamo messi a guardare, a fare un gioco, tutto quello che ci portavano i nostri figli e i nostri bambini, nel quale potesse entrare una lumaca. Ed è un gioco divertentissimo, consigliatissimo anche nelle scuole dell'infanzia e negli asili, perché effettivamente aiuta innanzitutto a lavorare sugli opposti, che potrebbe essere un'ottima cosa per i nidi e per le scuole dell'infanzia, ma soprattutto è divertente perché è un po' un libro laboratoriale, no? Si può lavorare su quello, magari con i più grandi appunto si può lavorare sul concetto di casa, sulle varie case che hanno gli animali, ma soprattutto si può pensare a dove può stare una lumaca. E noi abbiamo rovesciato tutta una serie di cose, anche perché trovare un oggetto che potesse, diciamo, rendere capibile il concetto di stretto, grande, piccolo, alto, non è così semplice, perché se ne parliamo noi adulti, vabbè, qualsiasi cosa è stretta, qualsiasi cosa è larga, ma se lo deve capire un bambino così piccolo, deve essere un oggetto molto familiare. E a me piacerebbe appunto che fosse una cosa che loro possono trovare anche a casa. Quindi noi abbiamo pensato: cosa c'è in un giardino di un bambino? Ci può essere una ciambella smangiucchiata perché non ne aveva più voglia di mangiarla, così come un cono del gelato, così come un annaffiatoio, e soprattutto ci può stare lì dentro una lumaca? Probabilmente in un tubo, in un tappino di una bottiglia non ci può stare, un altro è più scomodo, dentro una tromba assolutamente no, perché è troppo rumorosa. E quindi tutte le caratteristiche che potrebbero essere di una casa per una lumaca, ma che nello stesso tempo hanno quel difetto che fanno sì che non la possa scegliere una lumaca. Però credimi, è molto divertente perché alla fine ci siamo trovati con 30, avremmo dovuto fare tipo un vocabolario, un'enciclopedia, alla fine abbiamo dovuto scegliere una decina di oggetti per cercare di rendere molto bene l'idea. Per cui lo consiglio, perché in asilo ci abbiamo lavorato molto, perché poi quando si fa un libro di questo tipo credo che la cosa migliore sia sperimentare sul campo. Se piace, se giocano a questo gioco, magari può diventare un libro. Se no, vabbè, diventerà un gioco di esplorazione, che è sempre comunque molto bello. Proseguiamo con la prossima domanda. In Lola cambia casa, si parla di casa come rifugio in cui ognuno di noi si sente protetto. Questo è sicuramente vero per i più piccoli, ma per te, Dario, cos'è la casa? Allora,
Per i più piccoli è verissimo, nel senso che io mi ci rivedo un po' nel rifugiarsi, no? Da piccoli quando vai o in campagna, l'avrai fatto anche tu, ti costruisci la capanna, la classica fortino per giocare e quindi è la bellezza di sentirsi al riparo e nello stesso tempo giocare. C'è chi lo fa, chi si nasconde sotto il tavolo, nascondino è un po' un tenersi nascosti ma protetti, perché non è che ti nascondi stando in piedi in mezzo a una pianura, ma ti fai il tuo rifugio. E anche per esempio in asilo o comunque a casa funziona molto, no? Mi metto il lenzuolo e mi sento protetto. Per non parlare del fatto che il rifugio più grande, per esempio, è un abbraccio. Quindi anche l'abbraccio ti fa sentire protetto e ti fa sentire a casa. E questi sono un sacco di concetti che mi hanno fatto un po' pensare a lavorare sulla casa. Cos'è per me la casa? Quando avevo pensato al concetto di casa, mi erano venute in mente due super citazioni, ma perché sono state due mie passioni. Una è una citazione dal Mago di Oz, che è un libro bellissimo che ce l'ho in 1800 edizioni, perché quando Dorothy fa questo immenso sogno che dura tantissimo, alla fine lei ha odiato così tanto casa sua perché la sgridavano, eccetera, che affronta questo viaggio un po' fantastico. Ma poi quando torna, dice alla fine proprio: non c'è nessun posto, bello come la propria casa. Forse perché lei davvero l'aveva guardata da un altro punto di vista. Alla fine, insomma, sì, gli era piaciuto il viaggio, gli era piaciuta la favola, ma alla fine, quando hai gli affetti a casa e le cose che ti fanno stare bene, non devi andare tanto così lontano. E per questo poi mi attacco alla seconda citazione, che è: casa è dove si trova il cuore. Vabbè, l'autore è Plinio il Giovane, ma non sto a fare troppa storia. In realtà è una frase che si usa spesso, perché quando si sta bene, ripeto, tutto quello che hai vicino è un po' la cosa più importante. E per me casa non è assolutamente un edificio o un luogo chiuso, no? È tutto un insieme di situazioni dove io sto bene. È un po' la mia comfort zone, quindi non so, è stare a casa con mio figlio e la mia famiglia, è una bella cena fuori con gli amici, è stare in mezzo al campo da calcio con i miei ragazzi, o all'asilo a lavorare, o anche da solo a scrivere una storia, no? Quindi tutto quello che ti dà del benessere è un po' casa. Poi c'è una casa che è proprio casa casa e tante piccole casette che sono un po' le case in cui vai in vacanza. Quindi quando tu sei a casa con la tua famiglia è proprio casa tua. Quando sei magari davvero a fare una serata, ecco, ti sei preso un weekend in cui vai un po' in una casetta. Insomma, secondo me tutti abbiamo un po' più di una casa, ne abbiamo tante, ma sono le cose che ci fanno stare bene. Ok Dario, penultima domanda. Le illustrazioni di Valeria sono veramente simpaticissime. Com'è stato a lavorare con lei? Allora, innanzitutto adoro le illustrazioni di Valeria, soprattutto i rapanelli del giardino, perché so che li adora anche lei. Allora, le sue illustrazioni sono meravigliose, soprattutto perché sono adattissime alla fascia d'età che comunque è stata scelta per questo libricino. Lei è innanzitutto esilarante, nel senso che ci siamo divertiti tantissimo a fare questo libricino e siamo subito stati tantissimo in sintonia. Ci hanno fatto conoscere un po' per caso, nel senso che io avevo questa storia e non avevo grossi appoggi, essendo il mio primo album, il mio primo libricino, non sapevo a chi rivolgermi. Ci hanno fatto conoscere. Valeria era entusiasta, credo, sì, se non mi smentirà, Credo. della storia, e ci siamo messi subito al lavoro. Devo dire che non c'è stato neanche modo di dover fare tantissime modifiche, perché ci è piaciuta subito. E anzi, in realtà l'abbiamo un po' creato insieme, nel senso che, come ti dicevo prima, anche scegliere gli oggetti ha fatto sì che comunque poi le illustrazioni venissero da sé. Lei è davvero brava, ha fatto tantissime pubblicazioni e anzi la ringrazio ancora per essersi prestata per questa cosa, ma soprattutto è stato un divertimento. E credo che la cosa più importante sia quella, perché il prodotto quando cioè viene bene quando ci si diverte, noi ci siamo assolutamente divertiti, ecco.
È molto arricchente perché comunque lavorare con una persona di esperienza, cosa che io assolutamente non avevo, è stata molto 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 arricchente. È vero. Ultimissima domanda. Sei Siamo quasi pronto? arrivati. Sono prontissimo. Ok. A cosa stai lavorando adesso? Ci vuoi spoilerare qualcosa? Spoiler! Attenzione spoiler! No, allora in realtà non posso spoilerare un granché, nel senso che ci Mamma mia. sono tante storie che sono volate, inteso che ovviamente la mia idea, il mio desiderio è, ho giusto in mente due o tre storielle che sono sempre una con protagonisti animali, anzi due con protagonisti animali e una esseri umani che potrebbero arrivare da un momento all'altro. Quello che mi auguro è che ovviamente possano arrivare e che piano piano questa Lola sia in compagnia di qualche altro bel libretto. Quello che è sicuro è che nell'ultimo periodo ho scritto tantissimo, perché poi sulle ali dell'entusiasmo si aumenta anche di più la mole di lavoro e letto ancora di più. Perché una cosa importantissima per scrivere è leggere veramente tantissimo. E poi un po' diciamo a tempo perso, perché non vorrei troppo esagerare, ci sono due progettini nella mia testa, uno che riguarda un libro un po' più grande per una fascia di età un po' più grande e una serie di libricini di prime letture che ho ben in testa, sempre in collaborazione con Valeria e un suo personaggio, però deve ancora sbocciare questa cosa qua. Quindi in realtà spero che sia l'inizio per poi farmi intervistare ancora un sacco di volte da te, oppure da farti leggere e sottopormi al tuo giudizio. Io sarò pronta a ricevere tutto ciò che Assolutamente. scriverai. Quindi ringrazio Dario per essere stato con noi. Grazie Grazie a te, tante. è stato un piacerissimo, mi sono divertito un sacco. Lo vedo, Luca. Luca non ha comprato ancora il libro. Diglielo, Dalla... diglielo, diglielo. Anzi, alla mamma di Luca, perché è proprio per i più piccoli, quindi se non l'ha visto Luca, almeno la mamma di Luca sarà Esatto. una... Cosa state aspettando? Andatelo a comprare e leggerlo, Ti perché è aspetta, tanto bellissimo. è lenta Lola, quindi non la dovete rincorrere. State tranquilli. Andatelo a prendere con calma, in Esatto. tutta la tranquillità. Ci vediamo alla prossima intervista di Share in TV. Ciao ciao! Ciao.